Problema 3, asta metallica che ruota in un campo B uniforme. Calcola la DDP tra gli estremi dell'asta e il modulo del campo elettrico. Questa è l'asta che ruota, per esempio, in senso antiorario, attorno a un asse passante per l'estremità O. Qui l'asta non è inserita in nessun circuito, però noi possiamo comunque immaginare di prendere una linea immaginaria chiusa, che io scelgo per esempio come questa linea chiusa, tipo Pac-Man. Linea che mi serve per calcolarci la circuitazione del campo elettrico. Posso immaginare per esempio che l'asta sia partita da questa posizione iniziale e abbia ruotato in senso antiorario per portarsi a questa posizione finale. A livello microscopico sappiamo che mentre l'asta ruota, tutti i suoi portatori di carica, convenzionalmente positivi, subiscono la forza di Lorentz, in quanto si muovono con una certa velocità perpendicolare all'asta. Per esempio, questo portatore di carica potrebbe essere quello che sta qui, che si muove con questa velocità, quindi subisce la forza di Lorentz QVB, che noi come al solito interpretiamo come forza elettrica generata da un certo campo elettromotore VB. Qui non scorre nessuna corrente perché l'asta non è chiusa su un circuito, ma invece questa forza di Lorentz crea un accumulo di cariche positive nella parte bassa esterna dell'asta, quindi in A, e le preleva dall'estremità O, dove ci sarà una carenza di cariche positive, quindi si crea una differenza di potenziale, come al solito, fra le due estremità dell'asta. Differenza di potenziale che io chiamo delta V, VA meno VO. È un valore positivo, VA meno VO. Questa dislocazione di cariche produce, come sempre, un campo elettrostatico che va dal polo positivo al polo negativo e quindi una forza elettrostatica che si oppone alla forza di Lorentz. Sappiamo che il campo elettrostatico è uguale e contrario, quindi al campo elettromotore indotto. Questa è la situazione di equilibrio a regime, quando l'asta ruota a velocità costante e quindi la DDP che si stabilisce ai suoi estremi rimane costante. Qui ci sono i due campi elettrici, cioè l'elettromotore e l'elettrostatico, uno opposto rispetto all'altro, con lo stesso modulo VB. Attenzione che la velocità in questo caso non è uguale in tutti i punti dell'asta, ma cresce proporzionalmente allontanandosi dal centro verso l'estremità, secondo la formula velocità lineare uguale velocità angolare omega per R. R è la distanza dal centro di rotazione. Questo vuol dire anche che il campo elettrostatico e il campo elettromotore non hanno la stessa intensità in tutti i punti dell'asta. Sono sempre uguali e contrari, però la loro intensità è molto piccola vicino al centro di rotazione e molto più intensa vicino all'estremità libera. Sappiamo inoltre che questo campo elettrostatico è generato dalla differenza di potenziale tra A e O, anche se questa formula in realtà permette di calcolare soltanto il valor medio del campo elettrostatico, che, come abbiamo detto, non è uniforme nell'asta. Inoltre, l'uguaglianza in modulo del campo elettromotore e del campo elettrostatico rende anche la FEM e la differenza di potenziale tra A e O dello stesso valore in modulo, ma di segni opposti, come al solito. Dunque, un modo per calcolare la differenza di potenziale è quella di calcolare prima la FEM e poi cambiare il segno. La FEM si calcola, FEM istantanea, con la legge di Faraday-Neumann-Harry-Lenz attraverso la rapidità di variazione del flusso magnetico, che in pratica rappresenta il numero di linee del campo B che attraversano quest'area S che è stata spazzata dall'asta nella sua rotazione. Siccome B è perpendicolare alla superficie, allora l'angolo tra B e il vettore superficie è 0 e il prodotto scalare si riduce semplicemente al prodotto dei moduli BS. L'area che è stata spazzata dall'asta è una frazione dell'area del cerchio, pi greco L alla seconda, è la frazione data da alfa diviso 2 pi greco, cioè l'angolo che ha effettivamente descritto l'asta rispetto all'angolo giro 2 pi greco. E quindi questa è l'espressione del flusso magnetico attraverso questa superficie Pac-Man. La sua derivata è questa, dove la velocità angolare corrisponde alla derivata temporale dell'angolo spazzato dall'asta. Infatti la velocità angolare è quanto rapidamente cambia questo angolo. Ora basta cambiare segno a questa derivata del flusso magnetico per trovare la FEM. E di nuovo cambiare segno per trovare la differenza di potenziale tra A e O. La FEM viene negativa, la differenza di potenziale positiva, il valore è circa 2,9 volt.
Per fare i calcoli, al posto della velocità angolare, abbiamo utilizzato la formula 2π greco su t, che è la definizione della velocità angolare, quindi 2π greco per la frequenza, qui indicata con la lettera greca ni o nu. Non si sa mai come chiamarla, se ni o nu. Dal punto di vista intuitivo è logico che la fm sia venuta un valore negativo, in quanto il flusso magnetico attraverso quest'area Pacman sta aumentando, perché sempre più linee entrano, attraversano questa superficie nel verso positivo man mano che l'area si allarga. Allora, questo circuito immaginario, in quanto in realtà l'asta è da sola, non c'è nessun binario, nessuna guida su cui ruota l'asta. Comunque, questo circuito immaginario cerca di contrastare l'aumento di flusso magnetico e perciò cerca di generare un B indotto dalle linee che entrano, quindi tante X, tante crocette. Per farlo deve far scorrere la corrente in senso orario, quindi in senso negativo. In corrente orario c'è un segno negativo perché il verso che avevamo scelto come positivo era l'antiorario. Naturalmente non scorre nessuna corrente perché non c'è nessun circuito, queste sono solo linee immaginarie, però lungo queste linee si genera il campo elettromotore. Precisamente si genera nell'asta e infatti va da O verso A perché idealmente cerca di generare una corrente che gira in senso orario. Quando andiamo a calcolare la FEM, che è la circuitazione del campo elettromotore, dobbiamo percorrere il circuito nel verso positivo convenzionale, quindi in senso antiorario, e quindi incontriamo nell'asta il campo elettromotore nel verso contrario. Ecco perché la FEM ha un valore negativo. Ricordiamo che più in generale la FEM è definita come il lavoro svolto dal campo elettromotore per unità di carica, o meglio come il lavoro compiuto dal campo elettromotore su tutto il tragitto chiuso, quindi un giro intero della linea. Per esempio, partendo da qua, dobbiamo immaginare di prendere una carica infinitesima dQ, farla spostare lungo tutta la linea chiusa e riportarla al punto di partenza. E dobbiamo calcolare il lavoro che fa il campo elettromotore. Questo lavoro si calcola attraverso la forza che fa il campo elettromotore, quindi dQ per E, per prodotto scalare lo spostamento infinitesimo da integrare poi su tutta la linea, perché appunto ad ogni piccolo passettino che noi facciamo fare a questa carica dQ, il campo elettromotore fa un piccolo lavoro che è dQ per E, prodotto scalare per il passetto. Tutti questi piccoli lavori li dobbiamo sommare lungo tutto il percorso chiuso. E così troviamo il lavoro totale compiuto dal campo elettromotore. Attenzione che può darsi che le cariche infinitesime dQ, convenzionalmente positive, in realtà vengano spostate dal campo elettromotore, per esempio da O verso A. Non è questo il caso, perché qui l'asta non è, chiusa su nessun circuito, però se fosse chiusa su un circuito vero, le cariche sarebbero spostate da O verso A e farebbero il giro del circuito in senso orario, generando la corrente elettrica. Però nel calcolo della circuitazione noi dobbiamo sempre immaginare che le cariche le dobbiamo spostare noi nel verso convenzionalmente positivo, quindi in questo circuito dobbiamo immaginarle di farle ruotare in senso antiorario, anche se nella realtà si spostassero in senso orario. Dunque la circuitazione del campo elettromotore, cioè la FEM, viene di segno negativo, perché dobbiamo immaginare di spostare le cariche nel verso positivo convenzionale, quindi di andare contro al campo elettromotore, che si trova tutto quanto nell'asta. Questa è anche la dimostrazione che la FEM, definita come lavoro del campo elettromotore per unità di carica, coincide anche con la circuitazione del campo elettromotore. L'ultima domanda era calcolare il campo elettrico. È indifferente calcolare l'elettrostatico o l'elettromotore, tanto hanno lo stesso modulo. Questo modulo abbiamo visto prima è VB omega RB e quindi è un valore variabile, come abbiamo visto prima, è più intenso all'estremità lontana dell'asta. Possiamo quindi calcolare soltanto il valore medio di questi campi, prendendo tutta la DDP o tutta la FEM e dividendola per la lunghezza dell'asta e otteniamo quindi 8,1 volte su metro. Qui ci sono altri calcoli che utilizzano gli integrali e portano agli stessi risultati di prima. Qua c'è il calcolo della differenza di potenziale ottenuta integrando tante infinitesimali differenze di potenziale tra gli estremi A e O. Ciascuna DDP infinitesimale è il campo elettrostatico per
il passettino che facciamo lungo l'asta, sostituiamo il campo elettrostatico alla sua espressione, facciamo l'integrale e otteniamo lo stesso valore che abbiamo visto prima per delta V. La FEM è definita come la circuitazione del campo elettromotore, che ha la stessa espressione identica del campo elettrostatico, soltanto che ha il segno meno perché è a verso contrario. Di nuovo facendo l'integrale otteniamo che la FEM è l'opposto della DDP. Infine, per calcolare il campo elettrostatico medio, possiamo proprio utilizzare il teorema del valor medio con il calcolo integrale, dal momento che questo campo elettrostatico è variabile punto per punto dentro l'asta. Svolgendo i calcoli e l'integrale troviamo il valore che avevamo trovato anche prima, 8,14 volt su metro. Infine ritroviamo anche la relazione precedente, che il campo elettrostatico medio si può calcolare come dalla differenza di differenza di potenziale intera delta V dividendo per la lunghezza dell'asta. Infatti questa espressione la possiamo riscrivere così, dove questo è delta V che abbiamo trovato prima diviso L. Quindi otteniamo la stessa espressione di prima, il campo elettrostatico medio è delta V diviso L.